Questa accademia online nasce dall'idea di divulgare il mestiere del pittore. Io mi chiamo Ettore Maiotti, mi sono formato nella scuola del Castello degli anni 60 e ho studiato a fresco con il professor Bertazzoni e il professor Gussoni. E poi mi sono sempre occupato di tecnica pittorica. Io sono Giannalisa Di Giacomo, dopo una prima formazione come restauratrice mi sono dedicata completamente alla pittura frequentando l'atelier di Ettore Maiotti e di Luisella Lissoni. Adesso da diversi anni sono assistente di Ettore e insegno disegno e pittura alla Scuola del Castello. L'antica scuola d'arte applicata del Castello Sforzesco rinnova la sua tradizione della scuola di mestiere. Il disegno accademico si impara guardando chi lo sa fare, anzi rubando al maestro i segreti di un'arte che da sempre è trasmessa da artista ad allievo, come una lunga catena di conoscenze che arriva da lontano. La storica scuola del Castello Sforzesco di Milano da oggi condivide con voi le lezioni di disegno accademico e pittura. Ispirate dall'idea che osservando i disegni accademici di Leonardo da Vinci, di Michelangelo, di Munch, di Pellizza da Volpedo, di Klimt, di Courbet, di Picasso o di comuni allievi delle antiche scuole d'arte, annotiamo un'uniformità che li rendeva simili. Le basi di studio erano uguali per tutti. Non si trattava di spersonalizzazione dell'artista, ma di mestiere, il vero disegno accademico. I cicli di lezioni si divideranno in studio del disegno e studio del colore. Il disegno accademico si impara costruendo con le coordinate rinascimentali raccontate da Leonardo da Vinci nel Trattato della pittura. Tutto eseguito rigorosamente dal vero. Voi avrete visto mille volte i pittori e i disegnatori fare questo gesto con la matita. Vedete che io faccio il disegno come se fosse trasparente. L'ombreggiatura va sempre eseguita con la punta. Quando ombreggiate, quando disegnate, dovete tenere presente che è un lavoro di pazienza. La gomma può essere usata sfregando oppure tamponando. Il pastello è la tecnica del colore secco. La sua nascita risale al Medioevo. Leonardo disse che il pittore francese Jean Perréal inventò una tecnica per dipingere con bastoncini di colore secco. Il pastello rappresenta la via di mezzo tra il disegno e la pittura. Il pastello deve essere eseguito sulla carta apposita. Resero famose questa tecnica pittori come Rosalba Carriera, Quintin Latour, Chardin, Degas, Cluse-Lautrec, Zandomenighi, De Nittis, Boldini, Balla, Boccioni, Mondrian. Un nero che usato in modo leggero ci darà un grigio. Bene, ora passiamo ai gialli. Pugno il pastello, non lavoro di punta, ma lavoro con tutta la zona larga. A questo punto io fondo il giallo con il grigio sottostante del bugnato del limone. Basta fare dei piccoli segni con un pastello e poi sfumare leggermente con il dito, appena appena, con il pollice in questo caso. Vedete che viene subito fuori l'effetto bugnato.
Il colore a tempera. Il termine tempera sta per stemperare, cioè sciogliere, diluire. Una delle tempere più famose è il Cristo morto di Andrea Mantegna. Le tempere si dividono in tempere magre e tempere grasse. Le tempere magre sono composte da pigmenti e leganti all'acqua, le tempere grasse composte da emulsioni oleose o cerose. Il colore a tempera affiancava la pittura in affresco, poi si scoprì il colore a olio, fino all'arrivo del colore acrilico negli anni 50, forse più pratico, ma molto meno raffinato. Con il colore a tempera si eseguivano tavole su legno preparato con varie imprimiture. In genere erano a base di colla di coniglio e gesso di Bologna o con del litopone. Il colore a tempera era usato per tutti i dipinti sui supporti che dovevano restare al chiuso e in ambienti asciutti. La tempera teme l'umidità e le muffe, deve quindi essere trattata con una cera. L'acquerello classico, troviamo il termine acquerella nel libro delle arti di Cennino Cennini. L'acquerella, acquerugiola per i pittori lombardi, consisteva in un pigmento privo di legante, in sospensione nell'acqua, reso trasparente come il vino rosso. Man mano che l'affresco perde di importanza, l'acquerello cresce nell'attenzione dei pittori. Quella che era vista come una pittura per signorine, con Cézanne assume un ruolo guida per la pittura per accostamento. Disegniamo l'ovaloide del limone. Intanto costruiamo l'ombra in modo corretto. Si comincia dalla parte in ombra. Noi cominciamo scontornando il limone. Non cominciate il fondo da qua in alto andando in giù, ma esattamente il contrario. Partendo con il colore e coprendo anche la parte in ombra, noi abbiamo immediatamente due tonalità. Il tono diventa sempre più caldo. Facciamo anche la parte in ombra. A questo punto lavoriamo sotto il limone. Sono dentro con la testa. No. Un tono quasi aranciato, ecco qua. Siamo alle fasi finali. Ecco, basta. La pittura a olio. Dipingere a olio in modo classico presume una conoscenza dei materiali, dei supporti, delle imprimiture, degli strumenti, dei colori, dei leganti e dei diluenti. Il colore a olio può essere usato con il pennello o con la spatola. Noi abbiamo schizzato l'ingombro dei nostri limoni. Disegniamo le ombre. Con il nostro bistro molto diluito con l'assenza di trementina, cominciamo a dipingere tutto quello che è in ombra. L'olio può essere dipinto per
per stesura o per accostamento. La pittura per accostamento è una tecnica rivoluzionaria basata sull'osservazione della natura e sui principi dei colori simultanei di Chevreul. L'uso della spatola nella pittura a olio è una tecnica ormai molto diffusa, la cosiddetta pittura materica, che permette un'esecuzione molto espressiva. La tela non è l'unico supporto valido per il colore a olio, bensì uno dei supporti per il colore a olio. Il primo è il legno, il secondo la tela e il terzo supporto è la carta. La terza curiosità, diciamo, è non mi ricordo più la terza curiosità. Man mano che si va avanti, si correggono i colori in base agli accostamenti. Ecco, questo è il colore del limone. Vedete cosa serve ad avere il fondo già pronto sotto il soggetto. Ecco, questa è la tonalità del primo limone. Luci. Per chi dipinge, la tavolozza ben gestita è già un'opera d'arte. A questo punto possiamo partire con il nostro accostamento e proseguiamo con la parte in luce del limone. E il nostro colore è fatto, il colore del limone in ombra. Benissimo, finito. Come seguire questo corso accademico per ottenere risultati? Questo corso deve essere considerato un po' un corso individuale, come se voi lavoraste al mio fianco. Non dovete vederlo come un normale tutorial, ma bensì come una lezione di pittura fatta in un'accademia di altri tempi. Cioè, voi dovete prendere degli oggetti simili a quelli che sto usando io in questo momento, dovete disporlo nello stesso modo. In pratica, dovete vedere le cose dallo stesso punto di vista del vostro maestro. A questo punto, questa diventerà una operazione didattica. Non dovete pensarlo in modo creativo, ma solamente in modo esecutivo, proprio per imparare il mestiere. Nel primo corso noi affronteremo la copia della natura morta, affronteremo la copia dei fiori, affronteremo la copia della figura, il ritratto, il paesaggio e tutte quelle cose che faceva parte del bagaglio culturale di un'accademia di altri tempi. Tutto questo incomincerà ad andare in onda ai primi di settembre, quindi iscrivetevi per poter partecipare a questa iniziativa.